In Italia sono ancora tanti, direi troppi, i pazienti in lista d'attesa per un trapianto d'organo e quindi in pericolo di vita. Gli ultimi dati del Centro Nazionale Trapianti evidenziano uno squilibrio nel rapporto tra trapianti effettuati e pazienti in lista d'attesa. Per il cuore, per esempio, a fronte di 370 trapianti effettuati, la lista di attesa evidenziava 668 pazienti, per il polmone 188 a fronte di 254 e per il fegato 1.701 a fronte di 920. Ora però c'è la possibilità di abbattere queste liste d'attesa grazie ad una nuova tecnologia, Organ Care System. Si tratta di un sistema di monitoraggio portatile caratterizzato dall'essere normotermico ad organo funzionante, quindi il cuore batte, il polmone respira e il fegato produce bile. Grazie a questo sistema i medici possono monitorare i parametri chiave dell'organo funzionante, valutandone le condizioni generali e quindi anche l'idoneità per la donazione. Un'innovazione grazie alla quale è possibile conseguire una riduzione di queste liste d'attesa e quindi anche di salvare più vite. Un'innovazione tra l'altro che consente di una percentuale di utilizzo degli organi dopo morte cerebrale o cardiaca che è superiore all'80% e che si arriva fino al 98% nel caso del fegato. Abbiamo intervistato alcuni dei medici che stanno già utilizzando questa innovazione tecnologica per farci spiegare meglio quali sono i vantaggi e come sta andando la sperimentazione. Trapianti di fegato, qual è la vostra esperienza e gli studi che avete condotto? Ma noi ci occupiamo di macchine da perfusione. Il primo studio che abbiamo pubblicato è del 2004, circa 20 anni. Poi chiaramente da uno studio sperimentale alla realtà clinica sono passati molti anni. Ormai per noi a Padova l'utilizzo di macchine da perfusione è una routine. Oltre l'80% degli organi che noi impiantiamo oggi sono sottoposti a una perfusione meccanica durante il momento, il passaggio dalla donazione all'impianto sul ricevente. E abbiamo molti studi in corso. Ne cito uno soltanto per tutti, l'abbiamo pubblicato sul Journal of Pathology recentemente, ed è il mantenimento di un organo umano, un fegato umano fuori dal corpo per 17 giorni, in vita e funzionale. Questo è il record mondiale. Oggi qui a Roma si presenta questa tecnologia innovativa che funziona, diciamo, in maniera diversa rispetto a quella abitualmente utilizzata. In che modo può trarre dei vantaggi anche per quello che riguarda il trapianto di fegati? Beh, tecnologicamente questa macchina da perfusione è un po' la Ferrari, diciamo, anche un po' dal punto di vista dei costi, perché è molto complessa, molto articolata e molto efficiente, evidentemente, molto leggera, molto compatta. Il beneficio è quello che viene dalle macchine normotermiche, diciamo noi, cioè che perfondono l'organo alla temperatura del corpo a 37 gradi. In queste condizioni noi possiamo valutare gli organi fuori dal corpo prima di decidere se impiantarli o no. Capisce bene, il trapianto di fegato è un trapianto senza rete, non come gli altri trapianti, il cuore, il fegato, il cuore, il polmone e il rene, che hanno delle macchine che possono sostenere la sopravvivenza se gli organi non funzionano. Per il fegato non è così. L'organo deve essere perfettamente funzionale dopo l'impianto. Ecco che valutarlo, poterlo selezionare, testarlo prima di decidere di impiantarlo è una caratteristica fondamentale e cambierà il futuro anche in termini di quanti organi riusciremo ad accettare, perché saremo sempre più in grado di essere inclusivi, di utilizzare sempre più organi testati e considerati efficienti. Voi la utilizzate già nel vostro centro? L'abbiamo utilizzata in maniera sperimentale già 5 anni fa, quindi abbiamo già fatto il training negli Stati Uniti, quindi siamo già e siamo in procinto di iniziare l'attività clinica routinaria. Qualche numero su liste d'attesa in Italia per appunto la donazione d'organi e la donazione del fegato? Guardi, ad oggi abbiamo una crescita della donazione, per fortuna, grazie all'aumento dei donatori a cuore non battente, ma nel campo del trapianto di fegato, qualche settimana fa abbiamo pubblicato una importante pubblicazione scientifica che apre, per esempio, le indicazioni al trapianto per metastasi da tumore del colon. Puoi immaginare epidemiologicamente il molto importante, certo sono pazienti selezionati, ma ci sarà bisogno di molta donazione per coprire questi pazienti e gli altri pazienti con indicazioni oncologiche, per esempio pazienti con epatocarcinoma, con cholangiocarcinoma, sono tutte indicazioni in crescita. E quindi nel futuro richiederemo sempre più organi per tenere le liste d'attesa anche corte, perché chi ha un tumore ha bisogno di un trapianto presto.